Buongiorno e benvenuti a tutti di nuovo su My Veg Atelier. Io sono Roberta. Oggi vediamo insieme il metodo di preparazione della biga lunga e la applicheremo nella preparazione di pizza muffin. Nel frattempo vi faccio vedere l'ultimo che è rimasto da ieri. Ne ho preparati 25 ieri sera, ne è sopravvissuto uno, l'ho tenuto giusto per il video. Detto questo, cos'è la biga? La biga non è altro che un preimpasto, un lievito che prepariamo noi, che darà quindi spinta a tutto il nostro impasto, all'impasto principale del pane o della pizza che vogliamo preparare. Si può fare biga lunga o biga corta. Per la biga corta basterà semplicemente impastare gli ingredienti, che poi andiamo a vedere insieme, e lasciarla a temperatura di 20, massimo 21 gradi per 16-18 ore. Per la biga lunga invece metteremo il nostro impasto, il nostro prelievito, in frigorifero per 24 ore, dopodiché le successive 16 ore saranno, come per la biga corta, a temperatura di 20-21 gradi. Allora, come fare per la temperatura? In casa dovremmo cercare di mantenere, cioè di mettere la nostra biga in una stanza dove abbiamo una temperatura più fresca rispetto magari al resto della casa. Le pizzerie hanno i cosiddetti fermabiga, che sono degli attrezzi dove la temperatura è controllata e viene mantenuta costante. Per preparare la biga non ci servirà altro che un grammo di lievito di birra fresco, dell'acqua fredda, e adesso vi spiego anche quanto fredda, e della farina. Per quanto riguarda la temperatura dell'acqua, se vogliamo essere rigorosi, dovremmo applicare una piccola operazione matematica che consiste nel fare 55 meno la somma della temperatura della farina più la temperatura ambiente. Normalmente arriviamo sui valori 3, 4, 2, insomma siamo in questo range di valori. Quindi che fare? Siccome non abbiamo né il fermabiga, magari non abbiamo neanche il termometro per controllare la temperatura della farina, che mi approfitto per farvi vedere questo termometro. Ecco qua il termometro, vedete, è un termometro da cucina che viene quindi inserito negli alimenti e viene indicato sul display la temperatura che si ha. Questo è uno strumento fondamentale in cucina per moltissime preparazioni. Quindi, detto questo, noi possiamo tranquillamente utilizzare acqua tenuta in frigorifero, perché la biga non deve lievitare, deve semplicemente fermentare lentamente e diventare il nostro lievito, quello che ci sostituirà praticamente il cubetto di lievito di birra fresco. Questo è sinceramente un vantaggio, perché si donerà al nostro impasto una leggerezza incredibile. Certamente i tempi di preparazione sono più lunghi, non c'è dubbio, ma la differenza dell'impasto, di un impasto preparato con la biga e un impasto preparato con una quantità di lievito di birra decisamente superiore, è notevole, è veramente notevole a livello di digestione. Se disponete del lievito madre, siete in una botte di ferro. Per quelli come me invece che non hanno lievito madre e che quindi dovrebbero iniziare da zero a prepararselo, con tutti i rischi annessi e connessi che possa anche morire, io trovo che la biga, o il polish, c'è anche il polish, ma quello lo faremo un'altra volta, io trovo che la biga sia fantastica. Innanzitutto si prepara in 5 minuti e poi la si mette in frigorifero. Voglio dire, un giorno sta lì, non dà fastidio a nessuno, non devi fare nulla, poi la si prende e la si aggiunge all'impasto. E io trovo che sia fantastico poi vedere come il tutto si sviluppa, perché come dico sempre, fare il pane o fare gli impasti che richiedono tempo e cura è una storia d'amore. E quindi andiamo a vedere come si sviluppa questa storia d'amore in cucina. Allora, iniziamo la preparazione della biga. Basterà disporre di acqua, farina e di un grammo di lievito di birra fresco.
Come vedete dalle scritte in sovrapposizione sul video, io ho optato per una farina integrale di farro. E per quanto riguarda l'acqua, vi ho scritto la formula e vi ho anche spiegato nell'introduzione al video come sarebbe meglio e giusto, diciamo, calcolare esattamente la temperatura dell'acqua. Per farla più semplice, utilizziamo dell'acqua che teniamo in frigorifero. È importante che una volta sciolto il lievito, l'acqua fredda e quindi mischiata insieme alla farina, dicevo, importante è lavorare la nostra biga abbastanza velocemente. Non dobbiamo scaldarla con le mani, non dobbiamo impastarla, non ne deve uscire una palla, diciamo, ma deve restare sbriciolata. Tutta la farina però deve essere inglobata. Questa è la quantità di lievito necessaria per il nostro impasto. E doveste scegliere di abbondare, di fare un impasto più grande, anche con per un chilo di farina io ho provato a fare le pizze semplicemente utilizzando questa biga, quindi con un grammo di lievito di birra fresco sono riuscita ad ottenere 3 pizze di normale dimensione. Normalmente la quantità di acqua è del 50% rispetto al peso della farina, anche leggermente meno. In questo caso io ho versato 55 ml di acqua per 100 g di farina, perché si tratta di farina integrale, quindi ha bisogno un pochino più di liquidi. Mi raccomando, la biga non deve risultare fluida, non deve essere una palla omogenea, come vedrete tra poco deve risultare decisamente sbriciolosa, ma tutta la farina deve essere inglobata. In tutto per la preparazione della biga non avrete bisogno più di 5 minuti, quindi si tratta di una preparazione molto veloce che potete fare anche prima di andare a dormire, poi la mettete in frigorifero e lei continua a fare il suo lavoro. Ecco, questa deve essere più o meno la consistenza che deve avere la vostra biga una volta pronta. A questo punto chiudo il contenitore, che non è ermetico, l'ho preciso, e metto in frigorifero per 24 ore e non faccio più nulla. Dopodiché la tolgo e la metto a temperatura ambiente dove ci siano 20-21 gradi. Guardate che bella, dopo 24 ore in frigorifero è perfetta, si vede che sta lavorando. A questo punto la spezzettiamo, la uniamo al nostro impasto principale e aggiungiamo l'acqua, l'80% rispetto al peso della farina. Lasciamo riposare circa 20 minuti senza impastare, semplicemente dando un paio di giri di forchetta. Trascorso questo tempo aggiungiamo il sale e cominciamo ad impastare. Aggiungiamo della farina se sarà necessario e il nostro impasto dovrà più o meno avere questo aspetto. Il risultato finale dovrà essere un impasto morbido ed elastico, come si vede dal video. Come vi ho anticipato nella introduzione al video, il risultato del vostro impasto dipenderà molto dal tipo di farina utilizzato. Le pieghe e la pirlatura dell'impasto, cioè l'operazione che vedete in questo momento, sono fondamentali per consentire una lievitazione perfetta, in modo tale che i gas che si sprigionano
per via della lievitazione, restino imprigionati all'interno della nostra maglia glutinica del nostro impasto. È importantissimo che sotto sia ben chiuso. A questo punto lo mettiamo a lievitare in frigorifero per almeno 16 ore, coperto da una pellicola. Ecco, guardate, questo è il risultato della lievitazione in frigorifero. Quando vedete un'alveolatura così non potete che essere super felici di come sta procedendo la lievitazione. A questo punto ci prepariamo per la seconda lievitazione. Quindi ripetiamo esattamente tutto quello che abbiamo già fatto, le pieghe e la pirlatura. Mi raccomando, tenete sempre della farina a portata di mano per il piano di lavoro e per eventualmente se dovesse servire ancora per l'impasto. Guardate com'è morbido e soffice, veramente al tatto è uno spettacolo da lavorare. A questo punto il nostro impasto è pronto per essere lavorato. Come potete vedere, il mio impasto è molto morbido perché in realtà io ho abbondato con l'idratazione, sono andata oltre l'80%. Volevo un impasto molto morbido. Se volete preparare un pane cui volete dare una forma particolare, innanzitutto vi consiglio di utilizzare delle farine forti e ridurre eventualmente un pochino la percentuale di acqua. La preparazione dei muffin è molto semplice: stringiamo tra indice e pollice una piccola quantità di impasto e la mettiamo negli stampini da muffin. Se volete farcirli, questo è anche il momento per riempirli al loro interno. L'importante è che li chiudiate sotto, esattamente come abbiamo fatto con l'impasto quando abbiamo fatto la pirlatura. Nel mentre noi li lavoriamo, l'impasto continua a lievitare. Se avete ancora tempo prima di dover cucinare, potete lasciarli a temperatura ambiente coperti da un canovaccio da cucina caldo e umido. In questo modo daremo il colpo finale alla lievitazione. Io non potevo più aspettare, di conseguenza ho proceduto a finirli con la salsa di pomodoro e il formaggio vegano. Thank you.
d'olio cotti in forno già caldo a 210 gradi per circa 20 minuti. Ho utilizzato la funzione statica del forno. Ecco, di questi 25 muffin che ho preparato ieri, appunto ne è rimasto soltanto uno, sono estremamente leggeri, uno tira l'altro, erano anche piccoli, quindi si mangiavano con estrema facilità. Spero che la ricetta vi sia piaciuta, vi aspetto numerosi qui sul canale, non dimenticate di attivare la campanella e di iscrivervi. Ciao, a presto, alla prossima volta!